Buon pomeriggio a tutti. Colgo l'occasione per presentare Matteo, uno dei volontari del Cobianchi, dell'ITIS Cobianchi, vecchio ITIS, adesso i termini non li conosco più, per me ITIS, avendo fatto il Cobianchi, ci pensa poi lui a dire il termine esatto. E Matteo, a lui il compito di presentare l'appuntamento di oggi pomeriggio. Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova giornata di Letteratura e ci tenevo anche a salutare chi ci segue da Facebook in diretta streaming. Oggi qui con noi ci sono Gino Cervi e Albano Marcarini, autori del libro Il Giro dei Giri, e a dialogare con loro abbiamo Danilo Minocci al quale passo la parola. Grazie, è passato rapidamente la parola. Buongiorno a tutti, bentornati al Festival di Letteratura. È con piacere che abbiamo la presenza di due autorevoli e famosi personaggi, almeno a chi si occupa di non soltanto di biciclette, ma di viaggio, di mobilità sostenibile, di camminare, di muoversi con attenzione all'ambiente che lo circonda. Quindi non mi dilungo sulla storia professionale e lavorativa sia di Gino Cervi che di Albano Marcarini, ma volevo soltanto per fare un po' di storia da persona anziana quale sono, ricordare alcune tappe che direi non è inutile ricordare per avere la spiegazione e la percezione di perché siamo qua oggi. Ben 2 secoli fa, a fine dell'Ottocento, nel 1894, veniva fondato il Touring Club Ciclistico Italiano, così si chiamava il futuro TC Touring Club Italiano, al quale vengono fatti molti richiami nel libro. Doverosi e dovuti, di cui poi ci parleranno i due autori. E 2 anni dopo, personaggi caratteristici dell'ambiente piemontese di allora, dedito alle novità, soprattutto quelle importate dall'estero, ma possibili di futuri sviluppi anche per l'industria, il commercio e le attività italiane, fondavano la Gazzetta dello Sport, che era rivolta principalmente, ma non solo, a avvenimenti ciclistici che mettevano in comunanza la vocazione originaria dei due enti, Gazzetta dello Sport, giornale e Touring Club Ciclistico Italiano, cioè la passione per questa macchina rivoluzionaria che era nata già alla fine del Settecento in varie forme, che poi magari gli autori vorranno ricordare, perché la storia è sempre piacevole ripercorrere quelle che sono le manifestazioni dell'ingegno e dell'inventiva umana, dal celerifero alla draisina, al biciclo, al bicicletto, fino all'attuale bicicletta. Per cui volevo lasciare la parola, perché sono loro che devono parlare, non io, ai due autori che facevano un rapido commento su questo appunto, su questo scampolo di storia che io ho voluto ricordare. Prego quindi, a chi. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Ma sì, lo spunto che ci hai suggerito ci fa pensare che questo libro, che è nato in realtà l'anno scorso e che doveva accompagnare il giro, che poi è fortunatamente non è stato cancellato, ma è soltanto slittato a fuori stagione da maggio a ottobre, si lega ovviamente alla storia di Touring Club Italiano. E inevitabilmente Touring Club Italiano, quasi per motivi parentali, va di pari passo nella sua storia al Giro d'Italia, in quanto è quasi coetaneo della Gazzetta dello Sport. Il Touring nasce nel 1894 e all'epoca si chiamava Touring Club Ciclistico Italiano, quindi con una C in più per sottolineare una vocazione verso una mobilità che all'epoca era rivoluzionaria, perché da pochi anni, da un decennio appena, forse poco più,
l'invenzione della bicicletta aveva cambiato radicalmente la proporzione, la dimensione spazio-temporale dell'uomo, che fino a poco tempo prima doveva usare il cavallo, la carrozza, se era un ricco, se era un sciur, oppure doveva andare necessariamente a piedi. La bicicletta nel giro di brevi anni diventa uno strumento inizialmente costoso, come tutte le tecnologie d'avanguardia, ma poi facilmente accessibile, quindi consente all'uomo di coprire degli spazi in un tempo impensabile prima. E quindi il Turing, in questa sua mozione di conoscenza e di divulgazione del territorio, un territorio di un'Italia unita soltanto da poco più di tre decenni, pensa che la bicicletta sia lo strumento migliore, oltre che agli strumenti cartografici, agli strumenti guidistici, per consentire agli italiani di conoscere il proprio paese. E quindi ha una C in più che poi, ahimè, dico da ciclofilo, si è andata perduta nel momento in cui nel giro di pochi anni l'automobile ha soppiantato la bicicletta. Dico che sono quasi parenti appunto perché Gazzetta, che è invece la mamma del Giro d'Italia, nasce due anni dopo e guarda caso anche il Giro d'Italia in quegli anni, che ha ormai nasce nel 1909, ha degli intenti sicuramente di promozione editoriale, perché la Gazzetta organizza le corse per far sì che i suoi giornali vendano di più e per pubblicizzare le industrie legate al mondo del ciclismo, però è anche uno straordinario strumento a sua volta il Giro d'Italia di conoscenza del territorio. E quanti di noi, almeno anch'io da ragazzino, ho imparato tantissima geografia e anche un po' di storia attraverso la lettura dei giornali, delle cronache sportive. E questo era un po', come dire, il motivo per cui l'anno scorso, proprio agganciandosi a un fenomeno che sembra antico, cioè quello della nascita della bicicletta a fine Ottocento, ma che torna prepotentemente di attualità nell'ultimo decennio, negli ultimi due decenni, è diventata di nuovo, si è riguadagnata lo spazio, l'importanza che la motorizzazione di massa a partire dal secondo dopoguerra aveva un po' confinato in un utilizzo periferico e anche un po' svalutante, no? Chi andava in bicicletta era un po' quello che non si poteva permettere, l'utilitaria, il motoscooter e poi la macchina. Fortunatamente questa idea primigenia, che la bicicletta è un modo di trasporto intelligente, sostenibile, agile e veloce, così come era nato appunto 120 anni fa e di più, è tornato miracolosamente, ma è fortunatamente in voga negli ultimi decenni. E quindi abbiamo unito questi due aspetti, l'aspetto della narrazione ciclistica, perché forse nessun altro sport come il ciclismo ha attirato la parola scritta, la parola narrata, perché se voi pensate a quanti scrittori, oltre che i giornalisti di professione, ma quanti scrittori si sono prestati a raccontare le imprese dei ciclisti, e tuttora lo fanno, perché non è soltanto una questione di retrospettiva e di repertorio antico, perché se da qualche anno, fortunatamente, chi di voi guarda il Giro d'Italia incrocia, per dire, il commento curioso e intelligente di un bravo scrittore contemporaneo che è Fabio Genovesi, appassionato di bicicletta, così come 70, 80, 50 anni fa scrivevano di bicicletta grandissimi scrittori come Dino Buzzati, Alfonso Gatto, Vasco Pratolini. E quindi il ciclismo beneficia di questo straordinario repertorio letterario che fa venire voglia ancora adesso di raccontare le imprese antiche e contemporanee attraverso una scrittura che è cronaca ma è anche narrazione. E abbiamo provato io ed Albano ad unire questo gusto di riraccontare le grandi imprese, affiancandole quasi in una lettura parallela alla descrizione di quelle tappe. Noi abbiamo realizzato quello che da bambini, forse ancora adesso, vero Albano, vorremmo fare un giorno: disegnare il Giro d'Italia, disegnarlo combinando, nella storia del Giro d'Italia ormai lunga, 21 tappe, e mettendole assieme una dietro l'altra in una contiguità quasi realistica, scegliendo le 21 tappe che per un motivo o per l'altro hanno fatto la storia del ciclismo e del paesaggio, della narrazione, della descrizione del paesaggio attraverso il Giro d'Italia. E ne è nato questo libro, che appunto è un doppio binario. Per ogni tappa scelta abbiamo da un lato raccontato le grandi imprese
di Girardengo, di Binda, di Coppi, di Bartali e poi di Gimondi e poi di Merckx e poi via via degli altri campioni fino a quasi ai giorni nostri, associandola però a una proposta di possibilità di ripercorrere quella stessa tappa, ad esempio la Cuneo-Pinerolo o la Firenze-Modena o la Teramo-Napoli, proponendo un itinerario parallelo alternativo che ci dice che questi stessi percorsi, ovviamente adattandoli e spostandoli spesso su strade alternative, protette, più sicure, è possibile ripercorrerle nello stesso paesaggio, ovviamente mutato negli anni, come cicloviaggiatori o cicloturisti, senza la necessità di farle tutte in un botto, di farsi quindi 250-300 chilometri o addirittura 420 chilometri come accadde nella celeberrima Lucca-Roma che poi vi racconterà Albano, ma spezzandole in più giorni come molti cicloviaggiatori o cicloturisti possono fare oggi. E da qui è nato questo libro che è fatto di fotografie, di cartografie e di letture e di racconti. Bene, grazie. Una cosa vorrei ancora sapere da Albano. Nel 1909, quando sulla rivista mensile del Touring, che abbiamo appunto appurato che si chiamava Touring Club Ciclistico per rimarcare la vocazione cicloturistica, viene scritto che per l'anno in corso 1909 sarebbe disputato il primo Giro d'Italia. In Francia avevano già cominciato nel 1903. E lo scopo era di sperimentare una possibilità di stabilire, cito le vostre parole, la proporzionale del proprio valore come turista, perché allora era inscindibile l'idea dell'andare in bicicletta come passatempo naturalistico, cioè scoprire con la comunità di questo portentoso mezzo meccanico inventato dall'uomo in tempo minore spazi maggiori, perché nasceva quindi come vocazione cicloturistica. È ancora valida, secondo te, questo esperimento che ognuno di noi può fare? Io credo che sia validissimo e dimostra la continua crescita proprio in questi anni, proprio in queste situazioni di crisi del movimento cicloturistico, con questa grande possibilità ormai di attraversare interi territori in bicicletta percorrendo strade tranquille, strade sicure, strade protette. Il Touring Club italiano ha avuto, secondo me, questo grande pregio, quello di affrancare il ciclismo da una finalità semplicemente agonistica, per portarla su un piano di economia e mobilità turistica. E questo è stato il grande pregio, che ovviamente forse più che del Touring Club in sé è stato di un personaggio, che è Luigi Vittorio Bertarelli, che è stato il promotore di questo sodalizio, di questo movimento, il quale per primo si mise a pedalare e a percorrere l'Italia non soltanto con gli occhi del ciclista, ma con gli occhi del ciclista intelligente, del ciclista turista, del ciclista che oltre a pedalare vuole capire, vuole conoscere. Noi oggi avremmo voluto raccontarvi tutte e 21 le tappe di questo libro, ma ci sembrava un'operazione francamente eccessiva. E allora ne abbiamo, con difficoltà devo dire, scelte 4 su 21. Che ci sembrano però molto esemplificative di cosa è e di cosa è stato il Giro d'Italia in più di 100 delle sue edizioni. Ci sono stati giri belli, ci sono stati giri meno belli, ma soprattutto ci sono state tappe tranquille e tappe veramente eccezionali che sono diventate storia, leggenda, a volte quasi miti, e che vengono ricordate ancora oggi. Ah, se io ci fossi stato quel giorno a vedere. E allora io vorrei far cominciare Gino con una delle tappe che ha visto la nascita di uno dei nostri più grandi campioni.
che sia Gino che io amiamo molto, siamo suoi partigiani, Fausto Coppi. Fausto Coppi è nato al Giro d'Italia in una tappa ben precisa, in un momento ben preciso, su un tornante del passo dell'Abetone. E allora Gino ha il compito di rievocare l'undicesima tappa del Giro d'Italia 1940, Firenze-Modena. È proprio così, è il 29 maggio 1940, di lì a pochissimi giorni, a meno di due settimane, l'Italia si lascerà alle spalle un periodo di pace per entrare in guerra. Il 10 giugno l'Italia entra in guerra, la guerra già esiste in quella primavera del 1940 in Europa. E per quello, a dimostrazione di quello che vi dicevo prima, il ciclismo assomiglia in certi aspetti alla creazione, alla creatività letteraria. Questa è la tappa che probabilmente, se ci fosse stato un mitografo greco, avrebbe inventato la nascita di un mito, di un dio, di un eroe, una vera cosmogonia, sulle, così appunto come Afrodite nasce, secondo Esiodo, dalla schiuma del mare, oppure Atena dalla testa di Giove. Quel giorno Fausto Coppi, che ha 20 anni, è un esordiente al Giro d'Italia, partecipa per la prima volta al Giro d'Italia con delle funzioni di secondaria importanza, perché è gregario dell'allora grande campione Gino Bartali alla Legnano. Nasce al mondo del ciclismo e diventa quello che per 20 anni, nonostante la guerra, nonostante le sventure, le disgrazie e ahimè anche l'esito tragicamente fatale del dicembre del 1959, sono 20 anni che stanno nel cuore del Novecento e del, non soltanto sportivo, ma nel cuore della storia italiana del Novecento, e hanno appunto un'etichetta che si chiama Fausto Coppi. È una tappa che si svolge appunto tra Firenze e Modena, quindi scavalla gli Appennini e lo fa attraverso il passo dell'Abetone, passando per Pistoia. Coppi, come dicevamo, è il ragazzo del gruppo, non ha ambizioni di classifica, anche se in quel giro il capitano Gino Bartali, dopo due tappe, cade, si fa male, quindi esce di classifica, e la Legnano non ha un vero capitano, perché Bartali ha tardato. E Coppi freme, perché evidentemente sa che deve lavorare per qualcun altro, per il capitano, però vuole anche dimostrare quello che sa fare. Il giorno prima la tappa arriva a Firenze e lui prova a scattare, ma poi il vecchio Gino gli dice: no, guarda che a Firenze arrivo io e non c'è verso. Il giorno dopo però c'è un po' più di libertà. Parte la tappa, è una giornata uggiosa, non ancora piovosa, ma dopo la salita verso Pistoia alle piastre ci sono le prime fughe. Anche in questo caso Bartali rimane un po' attardato, gli altri pensano di attaccarlo, e allora in questo caso Coppi si sente libero di poter provare un'avventura. In fuga c'è Cecchi, detto lo scopino di Monsummano, perché sempre per il motivo per cui la letteratura incrocia il ciclismo, i ciclisti spesso hanno dei soprannomi. Enzo Cecchi è di Monsummano, in provincia di Pistoia, e viene chiamato lo scopino perché è il paese dei fabbricanti di scopa. Coppi lo va ad inseguire e nel frattempo si scatena il temporale, una tregenda da fine maggio, e sotto quella tregenda Coppi stacca tutti, va a riprendere il fuggitivo e arriva a Modena con un vantaggio che gli consente di vestire la maglia rosa. La cosa straordinaria è che quasi nessuno lo riconosce. Se voi adesso lungo la strada, in questa liturgia sempre rinnovata dell'aspettare i corridori, i tifosi chiamano a nome i propri idoli, oppure anche gli altri li incitano. In quel caso nessuno sapeva che quel ragazzo con la maglia verde ramarro della Legnano si chiamasse Fausto Coppi. Fausto Coppi ha anche il vantaggio, la fortuna di avere avuto dei cantori straordinari. Uno di questi è ovviamente è stato Buzzati, ovviamente è stato Gianni Brera, ma in questo caso il suo cantore si chiama Orio Vergani, che era il cronista del Giro d'Italia, del Corriere della Sera al Giro d'Italia, e che ebbe la fortuna, o anche la sfortuna, di vedere appunto nascere Coppi
e di aver scritto le pagine forse più importanti, più commoventi della letteratura ciclistica quando Coppi se ne andò nel 1960. E questa tappa, fatta appunto di questo volo di un sconosciuto ragazzo da sugli Appennini tosco-emiliani, viene raccontato così da Orio Vergani. Un ragazzo segaligno, magro come un osso di prosciutto di montagna, ha vinto la Firenze-Modena attraversando l'Appennino sotto la pioggia diluviale e arrivando al traguardo con oltre 4 minuti di vantaggio. Arruolato nella squadra di Bartali col ruolo di modesto aiutante, la recluta Fausto Coppi ha conquistato la maglia rosa e nel giro di 13 giorni da cappella che era arrivato al grado di comandante della colorata pattuglia del Giro. Quasi 20 anni dopo, il 3 gennaio 1960, Vergani invece scrive, ahimè, il saluto a Fausto Coppi scrivendo queste parole. Sotto la pioggia che veniva giù mescolata alla grandine, io vidi venire al mondo Coppi. Vedevo qualcosa di nuovo, aquila, rondine, alcione, non saprei come dire, che sotto alla frusta della pioggia, al tamburello della grandine, le mani alte, leggere sul manubrio, le gambe che bilanciavano nelle curve, le ginocchia magre che giravano implacabili, come ignorando la fatica, volava, letteralmente volava su per le dure scale del monte, fra il silenzio della folla che non sapeva chi fosse e come chiamarlo. Certo, grazie. Possiamo fare, Albano, qualche considerazione o vogliamo sentire se qualcuno tra il pubblico vuole fare domande sui particolari di questa mitica tappa? Ah sì? Va bene. Bene. No, va bene. Dal 1940 al 1940-1914. 28 maggio, terza tappa, Lucca Roma. Io personalmente ho sempre amato i passaggi a livello. E vorrei che anche oggi restasse qualche passaggio a livello. Non tutti, qualcuno. Perché quando tu arrivi ed è chiuso, si verifica un po' quella sospensione del tempo, no? Per cui sei costretto contro la tua volontà a fermarti. Fermo, finalmente. Non siamo più abituati. Ci si ferma e si aspetta che passi il treno. Bene, uno a cui i passaggi a livello non piacevano proprio si chiamava Lauro Bordin, Rodigino, corridore. 1914, il più massacrante Giro d'Italia mai disputato, a detta di tutti. Ci fu fatica sempre, giorno per giorno, dal primo all'ultimo chilometro. Pioggia, vento, distanze assurde, partenze notturne, pietoso stato delle strade, fango, polvere, sabotaggi, forature, chi più ne ha più ne mette. Pensate che in quel giro chi non era, tra virgolette, accasato, cioè chi non faceva parte di una squadra, doveva pensare lui personalmente, una volta arrivato al traguardo, a trovarsi un albergo, a trovarsi un ristorante, una doccia dove potersi cambiare. Non tutti ce la fecero a finire quel giro. È ricordato per il maggior numero di ritiri. Mi pare che sugli 81 che partirono, ne arrivarono a Milano, pensate, soltanto 8. Tappe di 400 chilometri. Pensate, 400 chilometri. Già oggi è pazzesco pensare che uno possa fare in bicicletta 400 chilometri. E al
allora con quelle strade e con quelle biciclette che erano dei cancelli. La più lunga, 430 chilometri da Lucca a Roma. E qui entrano in scena Lauro e il nostro passaggio a livello. A Lucca si partì 20 minuti dopo la mezzanotte. Erano 27 i corridori rimasti in gara, già alla terza tappa, pensate. E cominciano a pedalare illuminati solamente dalla luna piena. Ad Altopascio, 20 chilometri dopo il via, un passaggio a livello chiuso sbarra la strada. Tutti fermi. Il casellante con un bastone in mano non sente ragione. Si passa, certo, ma dopo il treno, per favore. Va bene. Ne tieni a bada uno, ne tieni a bada due, ne fermi il terzo. Ma come fai con 27 furiosi pazzi scatenati? Fatto sta che Bordin, sfilandosi dal gruppo, approfittando del buio, butta la bicicletta di là dalla sbarra, si arrampica, si getta oltre il binario accompagnato dal fischio furioso della locomotiva e riparte, non visto, questo è importante, non visto da nessuno. Il treno era un treno merci, di quelli lunghi, ci impiegarono circa 4 minuti prima che passasse tutto e alzarono le sbarre. E allora si verifica una situazione assurda. Davanti un uomo solo che corre, come se fosse inseguito da una muta di cani. Dietro un gruppo tranquillo che pedala, 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 ignorando che davanti ci fosse un fuggitivo. Inevitabile che una fuga di questo genere prenda corpo. 4 minuti. 7 minuti, ad Arezzo 29 minuti. Ma che fai, Bordin? Mancano 400 chilometri a Roma. Grosso modo 15 ore in sella. A Firenze, scriverà Bordin nelle sue memorie, mentre spuntava l'alba, ebbi la prima notizia sulla consistenza della mia fuga. Ero in vantaggio di 7 minuti. Aumentai la marcia e il vantaggio, salito a 27 minuti ad Arezzo, arrivò a oltre mezz'ora a Perugia. Ma non tutto doveva filare liscio. Un forte vento contrario disturbava la mia andatura. Inoltre forai una gomma e infine fui preso dalla fame, avendo esaurito l'intera scorta di cibo, dalla cotoletta alla torta di riso, dal pollo alle prugne, dalle arance allo zucchero. Chissà dove se le aveva messe tutte queste. Ci volle parecchio tempo prima che il gruppo si accorgesse dell'inganno. Ma da quel momento, forse proprio irritati da quel monello di corridore, iniziò una rincorsa assolutamente feroce. Come andò a finire? Ve lo potete immaginare. Bordin fu ripreso sotto il ponte di Augusto a Narni. Mancavano 80 chilometri a Roma. I suoi pistoni, ormai sfiatati, giravano a vuoto. Sfinito e deriso dagli inseguitori che finalmente poterono superarlo, cosa fece? Si fermò in un'osteria. Si ingollò di pane, salame e formaggio, poi tornò sulla strada e terminò la sua straordinaria impresa 350 chilometri di fuga solitaria. Intanto la tappa era già finita. Chi la spuntò a Roma? Costante Girardengo, ovviamente. Quindi una tappa piena
piena di Guinness dei primati, 8 corridori su 81, la fuga solitaria più lunga di tutto il giro, il maggior distacco tra primo e secondo alla fine, che era quasi di 2 ore tra primo e secondo, e il Giro Ardengo che è arrivato solo dopo 17 ore e il Bourdin che è arrivato a notte fonda. Bourdin però arriva primo alla distanza, perché 40 anni dopo Lauro Bourdin, dopo essere ovviamente ritirato, diventa un famosissimo fotografo, reporter di sport e di ciclismo in particolare, però ha una seconda celebrità perché per alcune puntate gli italiani lo conoscono perché partecipa all'Ascio Raddoppia a metà degli anni 50 come credo come fotografo, anche come esperto. Quindi questa piccola figura di questo ciclismo minore ha invece una lunga durata nel tempo che gli rende merito al suo coraggio, alla sua originalità. Vedete là Bourdin che taglia un traguardo probabilmente in epoca già più avanzata rispetto al 1914, e qui vedete anche il Giro Ardengo, quello in basso a destra. Un'altra tappa? Un'altra tappa e un'altra venuta al mondo. Siamo ad anni più recenti e siamo esattamente al 5 giugno 1994. La tappa è la Merano-Aprica. Allora, io mi ricordo questa tappa innanzitutto perché il 5 giugno è il mio compleanno e questo è il primo motivo. C'è un secondo motivo perché ho visto questa tappa con la mia allora morosa, e che pensava che la cosa più noiosa al mondo fosse vedere il ciclismo alla televisione, e quindi era una bella sfida cercare di dimostrarle che non era così. E in questa sfida io, che accettai volentieri, ebbi uno straordinario alleato, perché quel giorno e quella tappa venne al mondo non Fausto Coppi ma Marco Pantani, che a distanza di appunto più di 40 anni è tornato a far innamorare molti italiani del ciclismo. E quindi, oltre alla soddisfazione appunto di vedere nascere un nuovo campione, e anche lui un nuovo campione che per certi aspetti assomiglia a Coppi, per quanto la sua parabola sia stata brevissima, perché di lì a soltanto a 5 anni di fatto la carriera di Pantani terminò drammaticamente, e addirittura la sua vita di lì a 10 anni terminò davvero. Proviamo con questo. È la Merano-Aprica, quindi è la 15ª tappa del Giro d'Italia. È un Giro d'Italia particolare perché il favoritissimo di quegli anni è Miguel Indurain, navarro, un silenzioso navarro poco incline allo spettacolo ciclistico, perché è un regolarista, è uno che vince senza entusiasmare, che batte tutti sulla regolarità, asfalta tutti nelle corse a cronometro. Però in quell'occasione la corsa sembra essersi un po' ribaltata, perché Indurain è attardato in classifica, e primo in classifica c'è un giovane russo, Eugeni Berzin, che credo che sia nella statistica il vincitore di un Giro d'Italia che è nato più a nord, più vicino al circolo polare artico. Berzin è maglia rosa, in quei giorni Indurain e gli altri stanno cercando di rimontare in classifica, e siamo una tappa alpina. Il giorno prima la tappa partiva da Linz in Austria ed arrivava a Merano. Tutti noi ci ricordiamo di Marco Pantani come uno dei più grandi scalatori. In realtà la sua rivelazione, quando per la prima volta uno capisce che questo non è uno come gli altri, lo si avvera, succede il giorno prima, appunto nella tappa tra Linz e Merano, e non avviene in salita, avviene in discesa, perché Pantani va a riprendere il fuggitivo poco prima del passo del Giovo, e poi si butta a picco verso Merano, e tutti quanti rimaniamo strabiliati per il fatto che lui va a 80 all'ora in discesa, mettendo la pancia sul sellino e spostandosi addirittura col sedere sulla ruota dietro. Un'operazione e di un rischio assurdo. E questo omino, perché lui ha 24 anni, ma sembra un ragazzino ancora, gracile, al berrettino per nascondere all'epoca una calvizie precoce, perché poi Pantani diventerà il pirata e si raperà zero e avrà questo aspetto iconico, quasi come dire da romanzo
da romanzo d'avventura, ma in quel giro d'Italia Pantani è un, sembra un giovane invecchiato rapidamente, perché ha questa stempiatura amplissima, pochi capelli intorno, e per nasconderla si tiene il cappellino in testa. Il giorno dopo tutti quanti pensano: sì, questo ha fatto un grande, ha vinto a Merano, però sarà un fuoco di paglia. E invece no, il giorno dopo è una tappa durissima, perché da Merano alla Prica si deve scalare dapprima lo Stelvio, che anni prima, 40 anni prima, aveva consacrato il mito di Fausto Coppi, l'ennesima prova dell'eccellenza del campionissimo, e poi c'è una salita quasi inedita, non del tutto inedita, che è quella del Mortirolo, che adesso è diventato da un po' di anni il sinonimo di sofferenza in bicicletta. Ci sono delle pendenze micidiali, salendo dalla Valtellina e arrivando appunto salendo dal versante della Valtellina, per poi scendere verso la Val Camonica e risalire per il passo di Santa Cristina, che porterà a concludere la tappa alla Prica. Ci sono anche in questo caso dei fuggitivi, e poco per volta vengono tutti quanti ripresi. Sulle rampe del Mortirolo ci sono appunto delle pendenze micidiali. L'unico che sembra volare, letteralmente volare, è questo ragazzo, che non ha niente di atletico, di eroico. È, appunto, a differenza di Coppi, che sembrava un airone, come disse Orio Vergani, questo sembra una lodola un po' spelacchiata. Però non sembra, va letteralmente più veloce di tutti. A questo punto io non ci stiamo a chiedere il perché Pantani andasse più veloce di tutti, perché poi abbiamo scoperto che probabilmente quel tipo di ciclismo era un ciclismo con dei valori falsati da elementi che non erano esclusivamente derivati dalla fisiologia, dalla preparazione, dall'atletica. Ma c'è da dire, come scrive Claudio Gregori, che è un grandissimo storico del ciclismo, dello sport, che Pantani probabilmente era un baro fra i bari, e come diceva invece Gianni Brera, che anche un asino dopato rimane un asino e non può diventare un puro sangue. Comunque Pantani in quell'occasione vinse salendo più forte di tutti e riprendendo tutti quanti sul Mortirolo, con grande sagaccia tattica. Aspettò però che rientrassero gli inseguitori, tra cui Indurain, li attese nel falsopiano che lo portava prima alla Prica, e poi con una straordinaria progressione li staccò di nuovo ancora tutti e arrivò a braccia alzate sulla Prica. Pantani durò 5 anni, per 5 anni ci fece sognare, disperare, perché Pantani, così come Coppi, costellò la sua carriera di infortuni, di cadute, di sventure, per poi arrivare appunto a un esito che, come è stato anche per Coppi, è stato drammaticamente fatale. Anche voi, parafrasando giornalisti famosi, avete raccontato, ricordato la nascita e purtroppo la caduta irrimediabile, si è rivelata poi col senno di poi, di Madonna di Campiglio, quando hanno buttato fuori dalla corsa Marco. Albano. Bene, il nostro Giro d'Italia, molto breve, si conclude con l'ultimo ricordo, con l'ultima tappa che abbiamo scelto, e andiamo in Abruzzo, andiamo in Teramo. 24 maggio 1910, la tappa è la quarta, la Teramo-Napoli. La carica dei 101. Tanti erano i corridori che erano partiti da Milano per questa seconda edizione del Giro d'Italia. 10 tappe, quasi 3.000 chilometri. C'è una novità. Il giro è bello anche perché ogni anno c'è qualche novità, no? Una salita in più mai fatta nel 33, mi pare, la maglia rosa, no? La prima volta. Beh, nel 1910 d'obbligo che tutti i corridori debbano indossare una maglia, le squadre debbano indossare una maglia di colore diverso dall'altra, no? Per distinguersi meglio. E che poi colori che diventeranno subito opachi a forza di fango, polvere, eccetera, eccetera. Comunque, maglia rossa la Legnano, maglia grigio-blu l'Atala, che poi è la squadra da battere perché ha i tre campioni del momento, Ganna,
Galetti e Pavesi. Notate che tutte le squadre erano marchi produttori di biciclette, no? Perché la sponsorizzazione diversa cominciò con Fiorenzo Magni nel dopoguerra, che assoldò la Nivea, non a caso forse, una marca di creme, no? Forse per alleviare l'esposizione al sole. Comunque, quarta tappa, dicevamo, Teramo-Napoli, 319 chilometri, un po' più corta della precedente. Tre colli da scalare. In testa alla classifica c'è questo Galetti, il Galet de Corsic, come lo chiamavano i suoi, perché era nato a Corsico, un sobborgo di Milano. All'alba, alla partenza, piove, normale. Subito una salita, il Colle della Croce, bel nome, eh? Oggi è conosciuto come Colle delle Capannelle e fa meno impressione. Ma allora, 1309 metri. Nella squadra vincente, la Atala, c'è un po' di preoccupazione. Ganna, il grande campione, si lascia sfilare dal gruppo, accusa dei dolori lancinanti allo stomaco, pedala a fatica. E lo stesso però accadde anche ai suoi compagni. Strana questa crisi collettiva. Si avanza un sospetto che sia stato un tentativo di avvelenamento la sera precedente al ristorante dove tutte le squadre si trovavano riunite. Intanto nella salita i corridori si confondono, siamo in Abruzzo, con le greggi, accompagnate dai cani pastori. Nel frattempo però si svela l'arcano dell'Atala, autoavvelenamento collettivo. Era stato a causa un sugo di pomodoro che lo stesso Ganna aveva seminato con abbondanza, senza risparmio, sul piatto di pasta suo e dei compagni. Petit Breton, un francese, grande campione, alfiere della squadra avversaria, la Legnano, è nei guai. Nella discesa dal colle perde le viti della moltiplica, della pedaliera. Deve andare avanti a piedi. Il dirigente dell'Atala, la squadra avversaria, scende dalla macchina e lo segue a piedi anche lui per assicurarsi che il francese non riceva degli aiuti. Breton giunge all'Aquila con 2 ore di ritardo, si ferma e annuncia di ritirarsi. In compenso, il compagno di squadra, che ha un nome strano perché si chiama Brocco o Brocco, nome che è tutto un programma, in questo caso smentisce il suo destino e cavalca i monti dell'Abruzzo come fosse un camoscio. Però qualcuno deve dirgli che solitario al traguardo gli mancano ancora 250 chilometri. Anche qui una fuga pazza e disperata. Intanto le condizioni del tempo peggiorano. Un tratto del percorso, telegrafano, è ostruito da una frana. Piano B, avviso rapido, cambiare percorso, abbandonare la strada di Popoli e deviare su quella di Fontecchio, abbandonare la strada di Popoli, perfetto. Peccato che il nostro Brocco non sia stato avvertito della variazione di percorso. Mentre il grosso viene fatto deviare sul percorso alternativo, il battistrada prosegue ignaro sul suo. Quando viene raggiunto dai commissari è troppo avanti e lui si rifiuta di tornare indietro. A Popoli, una cittadina d'Abruzzo, migliaia di tifosi attendono il passaggio del giro, ma restano delusi nel veder passare un solo corridore. Minacciano proteste di piazza, intervengono i carabinieri. Brocco aveva percorso la strada peggiore, più lunga di una decina di chilometri, ma restò incredibilmente
in testa nella sua fuga. Accadde poi un fatto curioso. Ne dà conto Armando Cugnet, che era il patron del Giro in quei tempi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Egli scrive: Venafro. All'ingresso del paese un grande arco di frasche porta la scritta che è un saluto e un invito. 5 minuti di fermata. Sostiamo brevemente e il sindaco ci dice che il servizio è pronto, indicando una tavolata imbandita con gelati, paste, bibite. Ringraziamo l'atto cortese e spieghiamo che i corridori non si possono fermare. Il sindaco annuisce e, sorridendo, irrompe. Capisco, questi giovani hanno fretta di arrivare a Napoli, ma 5 minuti in più o in meno. Passano intanto i corridori e la folla, che nulla sa del nostro discorsetto, quasi offesa, continua a gridare ai corridori: ma fermatevi che c'è il sorbetto, c'è il gelato! Brocco è troppo leggero e si invischia nel fango. Pierino Albini, più a suo agio nel fango e nella mota, lo raggiunge vicino a Capua. Siamo ormai alle porte di Napoli. I due, entrambi della squadra Legnano, affrontano insieme l'ultimo rettifilo. Logica vorrebbe che Albini, meglio piazzato in classifica, venisse aiutato dal compagno, il quale però non se la sente di buttare al vento 300 chilometri di fuga. Tutto si risolve allo sprint. Sul far della sera e prevale Albini. Il sofferente Ganna, che avevamo lasciato sulla salita delle capannelle, taglia il traguardo nel cuore della notte. Altri vedono Napoli alle prime luci del giorno dopo. Si ripartirà per Roma il 27 maggio. Galetti e il Galette Corsic vincerà quel giro. Grazie Albano di questo tuo appassionato racconto di queste tappe eroiche, che sicuramente le due che hai raccontato tu in questi anni anteguerra, in cui si era ai primi vagiti, no, del Giro d'Italia, rende ragione di come la verve di tanti giornalisti imprestati al ciclismo, che poi fecero anche carriere brillanti come direttori giornali. Pensiamo a Indro Montanelli, che era stato inviato al Corriere della Sera, e a tanti scrittori, tra cui già citato Buzzati, ma anche un poeta, Alfonso Gatto, Pasolini si era cimentato, Curzio Malaparte con scritti sul ciclismo. Hanno potuto raffigurare questi personaggi eroici del ciclismo ai personaggi eroici del mito omerico, no? Sono nati da lì in fondo. C'è tanta epica, ma c'è anche tanta comica, e qua, se volete, vi rubo veramente 2 minuti meno, perché c'è Gianni Brera che in Laucati in bicicletta, che è la biografia romanzata di Eberardo Pavesi, che in quegli anni era un ciclista e poi diventerà il direttore sportivo di Bartali, di Coppi e di altri, racconta proprio la crisi di Luisi Inganna sulle rampe abruzzesi, e quindi c'è sicuramente l'epica, ma in questo caso c'è la commedia, perché lo racconta in questo modo. A Ganna le campane gli suonano in pancia, ha il viso stravolto, sbava, bestemmia. I fratelli Goi si fermano a tenergli compagnia. I fratelli Goi sono anche loro due ciclisti. Sono due tipi che corrono per sport. Ganna stravede e parla per numeri. D'un tratto si ferma, sgomento, e ululando incomincia a strabuzzare. Fie, fie, implora, ditemi dove sono, ditemi se ci vedo. Sono forse in delirio? O per caso la febbre? Oh, por mi, por Luis. Coraggio, Luisin, dicono i Goi serafici. Hai fatto indigestione, ma poi ti passa. Ai, ai, lamenta Luis, che vado in delirio. Adesso, per esempio, vi vedo fumare il toscano.
e traballa convinto di stravedere, ma uno dei goi trae una boccata di fumo azzurrino e con olimpica voce: «Non deliri per niente, Luisin», dice. «Noi qualche volta ci piace fumare un mezzo toscano. Tu sai che corriamo per sport». Significative, no? Di queste 21 che prendete in esame nel vostro libro. Ma secondo voi quali sono gli elementi che hanno reso possibile l'intervento e la partecipazione a volte appassionata, come pensiamo questa di Brera, ma anche di Mura, al racconto sui giornali magari solo sportivi come la Gazzetta dello Sport, ma anche su giornali importanti, per esempio l'Unità o il Mattino di Firenze, per cui era inviato Gatto, hanno voluto, partendo dalla mera cronaca agonistica sportiva che poteva interessare sì, ma non più di tanto, a interessare anche e a raggiungere anche il lettore non smaliziato con racconti che si avvicinavano alla pura letteratura, tipo questo di Brera, che se anche in anni poi successivi, distanti, con la sua esperienza, ha saputo romanzare la storia del Luisin. Da cosa nasceva questa possibilità del ciclismo, secondo voi, di essere narrato da così importanti firme? Secondo me per un elemento decisivo è che il ciclismo ha per campo di gara la strada. Tutti gli altri sport hanno degli spazi circoscritti, lo stadio, le piscine, le piste di atletica, i palazzetti dello sport. Il ciclismo ha la strada e ha l'imprevisto dettato dalle condizioni meteorologiche, da tutto quello che può capitare lungo una strada, e quindi ha il romanzesco in sé. E per questo motivo credo che fondamentalmente la bicicletta sia lo sport che ha attirato di più la curiosità e la voglia di raccontare e di narrare degli scrittori. Questo credo che sia uno dei motivi. Poi. Sì, credo anch'io che questo sia vero, ma non solo la letteratura, anche il cinema, anche tutte le arti si sono cimentate con questo sport che è francamente il più epico, quello più foriero di storie, di vicende, di avventure, perché vanno dal gesto atletico al carattere del personaggio, entra introspettivo, no? Nell'immagine del corridore che può essere campione e perdente nello stesso tempo, nel giro di pochi giorni, nella stessa tappa. Ci sono molti elementi che arricchiscono e che danno foraggio a chi scrive di queste cose. Lo trovo un bellissimo mestiere che scrive di ciclismo. Il paesaggio, gli infiniti e sempre mutevoli paesaggi della nostra Italia, secondo voi ha avuto importanza in questo? Nel vostro libro sì. Nel nostro libro per forza. Però se tu chiedi ai corridori di raccontarti l'Italia che hanno visto, ti dicono: guarda, quando corriamo a malapena riusciamo a vedere la ruota di quello davanti o la schiena. E quindi, però in realtà negli ultimi anni la pratica ciclistica sportiva ha riacquistato per altri, cioè se da un lato si è esasperata, quindi il ciclismo di adesso è tecnologia, è sforzo estremo, è preparazione esasperata, però c'è una declinazione da qualche anno che è il cosiddetto ciclismo di lunga durata, i randonneur, quelli che partono legandosi, mettendosi delle borse dietro e fanno chilometri e chilometri per il gusto di fare. Non è ovviamente uno sport agonistico, però ha riacquistato questo senso di piacere di entrare nel paesaggio, perché la bicicletta, come dicevamo forse prima, è il mezzo ideale per entrare dentro un paesaggio e dentro le storie che il paesaggio offre. Molto più della macchina, ovviamente, perché ti chiude dentro in un abitacolo, molto più del treno, perché il treno li attraversa troppo velocemente. Ovviamente andare a piedi è una cosa meravigliosa, ma c'è questa dimensione più
questa giusta dimensione tra lentezza e velocità che la bicicletta ti consente di avere. E qualche anno fa, alla fine di un giro di Lombardia, due ciclisti belgi, Thomas de Gendt e Willems, decisero, alla fine arrivati a, non mi ricordo se arrivavano a Bergamo o a Como, decisero di, quindi alla fine di un giro di Lombardia che di solito è sempre abbastanza duro e faticoso, e alla fine di una stagione, perché il Giro di Lombardia chiude il calendario delle grandi classiche, decisero di tornare a casa, quindi in Belgio, in bicicletta. E questo è significativo del fatto che anche i grandi campioni conoscono la bellezza di pedalare per le strade, nei territori, attraversandoli con il gusto di guardarsi intorno. E un altro grande campione, un campione singolare per tanti motivi, ahimè anche lui morto giovane, che era Laurent Fignon, campione francese, vincitore di Tour e di Giri d'Italia, decise di smettere, di chiudere la sua carriera agonistica alla fine di una salita al Tour de France, e lo racconta in una meravigliosa, una pagina della sua meravigliosa biografia, dicendo: oh, mi sono lasciato sfilare da tutti gli altri, volevo stare per ultimo per godermi finalmente il paesaggio della montagna. E quindi anche i ciclisti sanno cos'è la bellezza del paesaggio. Poi Albano, tu sei un esperto di paesaggi, quindi la chiusura su questa domanda aspetta a te. Sì, il problema è che mi hai tolto le parole, perché volevo esattamente anch'io dire i due episodi che hai narrato tu. C'è qualcos'altro? Magari però forse è più ciclistica, più tecnica. In queste 21 tappe che avete narrato, qual è quella che ti ha ispirato di più dal punto di vista paesaggistico? Qual è quella che ci consiglieresti a tutti con la nostra bicicletta da viaggio o in tappe successive affrontare, vedere, rimirare, percorrerla lentamente? Caspita, secondo me il ciclismo non va in piano, va in salita. Secondo me il ciclismo, quello bello, è salita. E allora la Cuneo Pinerolo, fatta oggi, lascia dei bei ricordi. Ma anche la famosa Aosta Courmayeur, che ha fatto tutto il giro del Monte Bianco, lascia delle impressioni forti. Da fare, certo, tranquillamente, non c'è bisogno di fare 5 colli tutti in una volta. Se ne può fare uno, due, poi fermarsi, dormire in un bed and breakfast e poi ripartire il giorno dopo. Le strade in questo caso sono ancora quelle, non sono cambiate. In molti altri casi, purtroppo, quando abbiamo dovuto scrivere il libro e descrivere la tappa oggi, abbiamo dovuto per forza percorrere strade trafficate. Ma quelle tappe di montagna sono ancora su quelle strade, sugli stessi paracarri dove stava i nostri tifosi, dove stavano i nostri tifosi a tifare Bartali, a tifare Coppi. E quindi questo è un consiglio che io posso dare a tutti. Albano è un ciclista da salita, invece sono un ciclista di pianura, e quindi volevo tracciare un segno di speranza. Queste salite si possono adesso fare con la bicicletta pedalata assistita, che secondo me è la rivoluzione copernicana della pratica ciclistica e del ciclismo, ovviamente non quello agonistico, perché davvero è un modo per poter affrontare, godere del paesaggio, delle salite, pedalando, perché con la bicicletta pedalata assistita non si sta fermi, non si va, non si gira la manopola e basta, però si riescono a superare degli ostacoli che obiettivamente non tutti, quelli che non sono allenati, possono fare. Anche se effettivamente è vero che la soddisfazione intrinseca di poter dire alla fine di una salita, voltandosi indietro, quei tornanti li ho fatti, magari anche sputando l'anima, è qualcosa davvero di impagabile. Però io sono... Penso che appunto anche il futuro delle fortune di un territorio, delle fortune turistiche di un territorio, passeranno alla diffusione della bicicletta pedalata assistita.
Intanto che il nostro pubblico che ho visto interessato si arma di coraggio per farvi qualche domanda su qualche particolare delle tappe che avete narrato, se c'è già pronto, passiamo il microfono. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Chi va in bicicletta, seppur assistito dalle batterie? E io intanto che ci pensate, volevo fare un'ultima domanda che è un po' tecnica. Stamattina si parlava col professor Pascucci del ciclismo che è l'unico sport individuale di squadra, e qualcuno che sa l'italiano ha detto ma questo è un ossimoro, e lui ha spiegato che non lo è, perché in effetti nella squadra il singolo si distingue e vince uno solo, non vince la squadra, a differenza di altri sport. Cosa è cambiato secondo voi nel ciclismo, nelle mitiche tappe che c'era un cantante urbano, dalle tue più in epoca moderne, a livello di squadra, di tecnica, di pedalata, al di là del tappa che non è potuto raccontare di From del 18, in cui direi si ha raggiunge il massimo della tecnologia, sviluppo o aberrazione tecnologica, mi riferisco all'uso del collegamento radio con l'ammiraglia, per cui il ciclista è quasi astruso da quello che avviene tra i compagni, perché è informato minuto per minuto di quello che sta succedendo? No, ma ci vorrebbero ore per descrivere come è cambiato il ciclismo. E poi ve l'abbiamo raccontato com'era il ciclismo agli albori, cioè nessuno sapeva niente di nessuno, si sbagliava strada, crisi improvvise. Certo, c'era la squadra, ma poi ognuno correva per sé perché i distacchi erano troppo pesanti, non si poteva pensare di recuperare un'idea di gruppo, di insieme. Era completamente differente, no? da oggi, era proprio un'altra storia. Forse, ecco, qui ci potremmo chiedere, forse era più bello allora o è più bello oggi che vediamo tutta questa perfezione, tutta questa tecnologia? L'altro giorno sul Corriere c'era una doppia pagina che mostrava la bicicletta di Ganna da pista, vincitore, no? della medaglia olimpica. È una bicicletta che costa 16.000 euro. Cosa c'è dentro in quella bicicletta? Può essere anche interessante capire e scoprire come è fatta una bicicletta di questo genere. E il ciclismo è un bel mondo perché vario, no? Siamo purtroppo in conclusione. Domande quindi non ce ne sono. Lei cosa preferisce? Lei preferisce prima o adesso? Ma prima era molto più romantico. Prima era romantico, anche noi vivevamo di illusioni, no? Di entusiasmo. Qui ci siamo resi conto che abbiamo detto che un mare di cazzate. Per voi, adeguiamoci. Tante cose avremmo fatto. Se vedo anche lo sviluppo che c'è stato, per esempio, dalla tecnica della Sky con il nero. Prima era un nervoso, adesso invece è più
Concludiamo invitando i presenti a voler sfogliare questo bellissimo libro che ha anche una veste editoriale ricca e direi di prestigio, per cui vale il contenuto che c'è dentro. Concludendo, vi rubo le vostre parole. Cos'è il giro? È un amore infinito, questo è il suo slogan. Senza fine è invece il trofeo del vincitore, esattamente come le strade che loro ci hanno raccontato, perché il viaggio finisce, la strada non finisce mai. Grazie a tutti, buonasera. Bene.